Ciao a tutti, bentrovati a un nuovo video della pizza fatta a mano. Oggi è argomento super scottante. Parliamo di biga e prefermenti. Ma oggi non voglio darvi una ricetta, ma piuttosto parlarvi di piccoli metodi, accorgimenti, piccole tecniche per poter condurre una buona biga, un prefermento fatto in casa. Perché è un argomento così tanto controverso che spesso fa nascere grossi dibattiti e discussioni anche qui su internet? Perché spesso si sente parlare di vera biga, la vera biga, non è possibile fare la vera biga fatta in casa. Innanzitutto, cos'è questa biga? La biga è un prefermento, cioè una miscela di acqua, farina e lievito che vengono fatte fermentare in un momento precedente alla chiusura dell'impasto finale, di quella che poi sarà la nostra pizza o il nostro pane. Però perché si sceglie di prefermentare una parte della farina o tutta la farina di un impasto? Perché i prefermenti, la biga in questo caso, sono capaci di donare alcune particolarità specifiche al nostro impasto finale, come per esempio una maggiore grande spinta nella lievitazione, donare profumi, aromi. E qui arriviamo al nome biga. Perché questo prefermento si chiama biga? Viene proprio dal nome della biga dei romani, del mezzo di trasporto che utilizzavano i romani, e sta a indicare la capacità di un qualcosa che ha grande forza di spingere, di trainare, di portare avanti, che è una delle caratteristiche principali del prefermento biga, cioè quella di avere molta forza esplosiva e quindi di spingere in alto le lievitazioni. La biga è un prefermento degli ultimi anni? No, se ne sente parlare tantissimo negli ultimi anni, ma nella panificazione la biga e i prefermenti si utilizzano da lunghissimo tempo, anche quando si faceva tutto solamente a mano, senza impastatrici. E quindi cos'è la vera biga? Quella che spesso si dice non è possibile fare una vera biga fatta in casa. In realtà non esiste una vera biga, ma esiste la biga codificata, è la biga codificata dal maestro Giorilli, un grande maestro della panificazione, che appunto si è preso la briga di codificare un metodo per una biga specifica. Anche perché esistono tanti modi di fare prefermenti, non ce n'è per forza uno vero e uno finto. Certo, si può fare un buon prefermento e un cattivo prefermento, ma non esiste uno vero e uno finto. La biga codificata dal maestro Giorilli è una biga, quindi un prefermento, idratata al 44-45%, con l'1% di lievito sul peso della farina, e che matura a una temperatura compresa tra i 18 e i 20 gradi per 16-18 ore. E ricordiamoci, questa biga è stata codificata per la panificazione, cioè per la produzione del pane all'interno di panifici. Quello che noi oggi cerchiamo di traslare sulla pizza non è stato codificato da nessuna parte, questa biga non è stata pensata per la pizzeria. Quindi dire che non stiamo facendo una vera biga significa molto poco oppure non significa proprio nulla. E spesso ci sentiamo un po' obbligati a utilizzare la parola prefermento e non la parola biga perché non stiamo rispettando i canoni della biga codificata dal maestro Giorilli. Quindi partiamo dalle problematiche che possiamo trovare noi appassionati casalinghi nel tentare di fare una biga Giorilli. Prima di tutto il controllo delle temperature. Ecco, questo è un problema parziale perché ci sono alcuni periodi dell'anno in cui in casa ovviamente riusciamo ad avere 18-20 gradi. Ecco, in questi periodi dell'anno possiamo festeggiare, essere fortunati e far maturare la nostra biga per 16-18 ore più o meno a 18-20 gradi. Quando invece cambia la stagione e arriva il caldo, si può tranquillamente far iniziare a maturare la nostra biga in un primo momento a temperatura ambiente e poi spostarla in frigorifero per controllare la fermentazione. E quindi sì, è possibile condurre una biga anche in frigorifero. Avrà bisogno però di più tempo per fermentare rispetto alle canoniche 16-18 ore. Secondo problema della biga codificata dal maestro Giorilli, per noi appassionati casalinghi, è l'idratazione della biga, che dovrebbe essere intorno al 44-45%. Ora, miscelare una biga al 44-45% di idratazione non è affatto difficile, è molto semplice. Invece, il giorno seguente, quando andremo a chiudere l'impasto, ecco, sciogliere una biga che è stata creata al 44-45% di idratazione, scioglierla senza l'ausilio di un'impastatrice, ma solamente a mano, può essere molto difficile. Ed è il classico momento in cui nell'impasto finale ci troveremo tantissimi pezzettini grumi di impasto, cioè di biga, non disciolto. Ed è per questo motivo che consiglio a chi come me impasta solamente a mano di creare una biga al 50% di idratazione, quindi un po' più idratata. Questo ci darà una mano ulteriore nella chiusura della biga perché avremo una biga più morbida che potrà essere sciolta con più facilità a mano.
Perché la biga è stata codificata con un'idratazione più bassa? Perché in generale più acqua si ha, più le fermentazioni sono accelerate. Quindi più contenuta l'idratazione e più la fermentazione è lenta. Quindi cosa può succedere quando per necessità domestiche facciamo una biga idratata al 50%, quindi con più acqua? Succede che la fermentazione sarà un po' più accelerata. Ma c'è un rimedio a questo: diminuire la percentuale di lievito. Quindi se in una biga classica al 44% di idratazione si mette l'1% di lievito, possiamo considerare che una biga che idratiamo al 50%, che quindi andrà più veloce perché essendoci più acqua la fermentazione correrà più veloce, possiamo ridurre la quantità di lievito allo 0,5%. E ora invece arriviamo alla questione forse più importante di tutte, è quella che se sottovalutata in realtà ci può portare incontro a maggiori problemi nella conduzione scorretta di una biga. E cioè l'impastamento, o meglio il non impastamento. Infatti quando si parla di prefermento di biga, più che di impastamento si parla di miscelazione degli ingredienti, cioè gli ingredienti devono essere miscelati tra di loro, ma non lavorati al punto tale da essere poi davvero impastati, perché in realtà anche in una biga che matura alla giusta temperatura, con il giusto grado di idratazione per le giuste ore, se viene miscelata in maniera scorretta, cioè se viene impastata, se c'è un'azione meccanica troppo forte, anche una biga che rispetta tutti i canoni possibili di temperature, idratazione e ore potrebbe accelerare la fermentazione. E il rischio è che a fine processo ci troveremo tra le mani una biga scarica, non capace di adempiere al suo ruolo, cioè quello di essere una biga che spinge. Per esempio, io ho preparato questa biga con 500 g di farina forte con un W intorno ai 340-360, al 50% di idratazione, quindi con 250 g di acqua, e con lo 0,5% di lievito, quindi 2,5 g di lievito. Ora abbiamo detto che non vogliamo avviare una fermentazione ad alta temperatura della nostra biga, quindi sia che maturi a 16-18 gradi o sia che vada in frigorifero, non dobbiamo finire la nostra biga, il nostro prefermento, a una temperatura troppo elevata, perché altrimenti faremo partire velocemente una fermentazione ed è quello che noi non vogliamo. Quindi dobbiamo cercare di concludere la miscelazione della biga intorno ai 20 gradi. E come molti di voi sapranno, esiste una formula precisa per calcolare la temperatura dell'acqua da utilizzare per la nostra biga. La formula è 55, che è un valore fisso, meno la temperatura che abbiamo nel nostro ambiente in casa, meno la temperatura della farina. Solitamente la temperatura della farina è un grado in meno rispetto alla temperatura ambiente di dove viene conservata la farina. Quindi nel mio caso ho fatto 55, che è questo valore fisso, meno 20, che è la mia temperatura ambiente, meno 19, che è la temperatura della farina. Quindi ho utilizzato acqua a 16 gradi. Quindi ho sciolto il lievito nell'acqua come fosse una saponetta, quindi ho versato l'acqua su tutta la superficie della farina, in questo modo, e poi con una forchetta ho iniziato delicatamente a miscelare. Una forchetta e non un cucchiaio, perché in questo modo non vado a compattare l'impasto. Come vedete, con la forchetta vado a più che altro a miscelare l'acqua e la farina, quindi a cercare di prendere bene la farina da sotto e bagnarla con la farina più umida che c'è sopra, in questo modo, raccogliendo bene anche dai bordi. Assorbita una buona parte dell'acqua e avendo un composto piuttosto farinoso, sono passato alle mani. E attenzione, perché qui si può fare l'errore più grande, quello di andare a compattare con le dita, e in quel modo incominceremmo ad impastare. Ecco, questo gesto va evitato. Molto meglio miscelare anche in questo caso, quindi prendere con le mani l'impasto da sotto e rigirarlo all'interno del contenitore, in questo modo, miscelando sempre. Quindi cercando di far assorbire l'acqua alla farina con il movimento, ma non con l'impastamento, appunto, miscelando. Faccio solo attenzione che tutta la farina sul fondo sia sparita. Vedete che ottengo un impasto molto diviso, non compatto. Ecco, evitare l'azione meccanica, ottenere un impasto così separato, terrà a bada la fermentazione. Quando tutta la farina sul fondo sarà sparita, avremo finito. Misuro la temperatura della biga e, come per magia, se abbiamo fatto i compiti fatti bene, eccola qui, intorno ai 20 gradi. Quindi chiudo. Dato che io in casa ora ho circa 20 gradi, ho lasciato 3 ore a temperatura ambiente, prima di andare a dormire sostanzialmente, e poi l'ho trasferita in frigo,
dove l'ho lasciata altre 24 ore. Come possiamo giudicare senza attrezzature sofisticate quando è pronta la nostra biga e soprattutto se è una buona biga? Ecco, ci sono diversi aspetti che piano piano con l'esperienza bisogna imparare a valutare. Uno, l'aspetto. La biga a fine fermentazione risulta leggermente gonfia e noi dovremo dare anche un'occhiata alla parte di biga che è sui bordi del nostro contenitore. Ecco, deve puntare verso l'alto, cioè deve avere una gobbetta verso l'alto. Se vediamo che la biga invece nei bordi incomincia a collassare, cioè a creare una curva verso il basso, ecco, vuol dire che è andata troppo avanti, vuol dire che ha fermentato troppo e probabilmente ci troveremo di fronte a una biga scarica che non sarà in grado di compiere il suo dovere. Altra cosa essenziale che va un po' allenata nel tempo è il profumo della biga. Deve avere un profumo leggermente acido misto a qualcosa di dolciastro, cioè deve essere per esempio simile all'acido di uno yogurt, quindi una leggera nota acidula insieme però a un misto di profumi dolciastri. Qualcuno sostiene che è molto meglio imparare a fare un ottimo impasto diretto piuttosto che lanciarsi in preparazioni complicate di prefermenti e bighe. Sì, è vero, anche perché si possono ottenere ottimi risultati anche con un diretto, ma il mio consiglio è sempre quello di sperimentare e cercare di imparare anche da qualche errore. Quindi, se lavorate a mano, idratate un po' di più la vostra biga. Sappiamo che se l'abbiamo idratata di più, correrà più veloce e quindi abbasseremo un pochino il lievito. E non impastatela, miscelatela semplicemente e non troppo a lungo, senza trasferire particolare energia. In questo modo avremo una miscela di farina, acqua e lievito e controlleremo la fermentazione del nostro prefermento con la temperatura del frigorifero, prolungando il tempo di fermentazione. Alla fine della fermentazione giudicheremo l'aspetto della nostra biga, che dovrà avere un colorito giallastro, puntare verso l'alto, quindi avere delle gobbette e non avere una curva verso il basso, e un profumo leggermente acidulo misto a dei profumi dolciastri che ricordano un po' lo yogurt, quindi l'acido di uno yogurt. Chiaramente, se il nostro preimpasto a fine fermentazione ha un odore sgradevole, non va utilizzato. Così come non mangereste mai un cibo avariato dall'odore forte e sgradevole. Quindi, senza paura, controllando tutti questi piccoli aspetti, buon divertimento e buon biga prefermento a tutti. Ciao e al prossimo video!